Mentre allo stadio comunale Ezio Scida è tutto pronto per il fischio, tra 25 minuti, poco più, poco meno, si dà inizio al tredicesimo turno di Serie C, Girone C, per quanto riguarda il blocco delle partite delle 17:30, e tra queste quelle è quello dello stadio Ezio Scida per Crotone Fidelis Andria. E di nuovo la voce di Antonio Milano perché sono uscite le formazioni ufficiali di questo match ed eccoci pronti ad elencarvele, considerando che il Crotone si schiererà con il solito 4-3-3. E la novità in questo match è praticamente dal primo minuto la disponibilità di Andrea Dini tra i pali al posto di Paolo Branduani. Vasile Mogos, Vladimir Golemic, Davide Bove, Crialese, Alessio Tribuzzi, Jacopo Petriccione, Vitale, Cosimo Chirico, Guido Gomez, e Panico. A disposizione per la squadra di Franco Lerda, in questo momento in panchina c'è Nardecchia e Lerda è in tribuna. Paolo Branduani, Gattuso, Maxime Giron, Pasquale Giannotti, Bernardotto, Federico Papini, Luis Rocas, Orazio Panniteri, Teofilus Awa e Marco Tumminello. Risponde Fidelis Andria con un 4-3-1-2, Vandelli tra i pali, Ciotti, Dalmazzi, Milillo, Mariani, Paolini, Arrigoni, Candellori, Urso, Bolzius e Pavone, a disposizione Zamarion, Delvino, Graziano, Aziosmanovic, Pinelli, Gibril, Zenelai, Alba, Mercurio, Orfei, Sipos e Persichini, l'allenatore Diop Dudu. Arbitro, torniamo a ripetere ancora una volta, Michele Del Rio della sezione di Reggio Emilia, gli assistenti Glauco Zanellati della sezione di Seregno e Michele Piatti della sezione di Como, quarto uomo ufficiale Antonio Savino della sezione di Torre Annunziata. Al via il fischio finale alle 17:30, edizioni flash per tutto il corso del match. E quindi siamo in attesa del fischio iniziale. Linea di nuovo allo studio da parte di Antonio Milano, RDA Radio 1 M91 Crotone.